e Dio nel assistere alla campagna elettorale dei miei colleghi candidati sindaco, vedo tanti vinodotti, tante promesse che saranno assolutamente vane promesse. Rizzi, per esempio, ha promesso che porterà nelle case gratis la wifi a banda ultra larga. Ragazzi miei, lo ha fatto in una lettera per spedire la quale ha speso solo di francobolli ben 20.000 euro, cioè lo stipendio di un anno di un operaio o di un impiegato. E non può essere fasullo ciò che viene promesso in una lettera che è costato così tanto spedire ai piacentini. Bravo. Guardatevi attorno e scegliete chi votare in modo consapevole. Rifiutate le menzogne.